Oggi vi racconterò un'applicazione di Segui il tuo istinto che abbiamo chiamato Cemento Naturale. È destinato, ovviamente, essendo un cemento, ad ambienti di design un po' urbani e naturalmente tutto comincia, come al solito, con l'applicazione del Primus. Abbiamo applicato il prodotto come al solito, a questo punto resta la lavorazione. Usiamo il solito strumento, il solito tampone e andiamo a disegnare quei buchi che noi troviamo dentro in un muro lavorato a cemento, quindi con delle piccoli segni irregolari che ci danno questa sensazione del cemento. Ovviamente i colori che saranno più popolari con questa finitura saranno i grigi, qualche ocra, questi colori metropolitani, insomma. Questo è il nostro suggerimento di quello che potrebbe essere un muro di cemento naturale e questa lavorazione è fatta perché possa dare questa impressione. Ovviamente dentro di voi c'è il vostro istinto che vi guida verso l'applicazione che voi volete fare, quello che più per voi è il cemento naturale. Adesso andiamo a finirlo. Ecco il disegno, sembra un po' strano, via, però è quello che poi alla fine, quando noi andremo a schiacciare, ci darà quel senso di irregolarità che è tipico del cemento naturale. Per andare a compattare e a creare la superficie liscia dobbiamo andare a schiacciare con più forza. Diventa utile questo nuovo strumento, lo spruzzino. Noi andiamo a bagnare queste aree e ci permetterà una compattatura senza strappare il prodotto. È interessante perché i tempi di intervento sono lunghi. Se adesso noi abbiamo qualche macchia che non ci piace, noi andiamo ancora a bagnarlo e lo schiacciamo. E questo sparisce e andiamo ancora a modificare il disegno a nostro piacimento. Ecco, il disegno è bello, il prodotto è quasi asciutto, è il momento di dare l'ultima compattata, se lo vogliamo, tendente al lucido. Altrimenti lo possiamo lasciare così. Ecco qua, la struttura è costruita, questo muro sembra di cemento, in realtà è assolutamente un prodotto alla calce che voi conoscete, Segui il tuo istinto, completamente traspirante, insomma le qualità oramai le conoscete. Adesso entriamo nella finitura, nelle finiture possibili. Queste sono appunto le due finiture di cui stavamo parlando all'inizio. Una con la cera e una con una finitura metallica. A mio parere questa è la finitura perfetta, il muro assolutamente traspirante. Adesso la cera sta asciugando, gli passiamo il panno e abbiamo quella leggera satinatura, ma quella sensazione di vera natura in questo muro di cemento. Qui non è ancora asciutta, ma più che toccabile, piacevole, molto piacevole. Finitura molto semplice, una mano di istinto lavorato e poi la cera. E qui abbiamo finito. Ma possiamo fare altro, quindi per i più esigenti, per chi vuole una finitura più speciale, più particolare, andiamo a lavorare con i prodotti madreperla, metallici o oro. In questo caso facciamo la lavorazione con l'oro e andremo a dare due mani, sempre con la spugna di oro, ma diluito al 30%. Perché? Perché darlo puro potremmo darlo con una mano sola, ma facciamo un po' di fatica. Quindi
Due mani diluito al 30%, facciamo più in fretta e abbiamo un risultato più uniforme. Bene, pronti per la seconda mano, c'è qualche trasparenza, con la seconda mano andiamo a coprirla completamente. Questa parete adesso potrebbe essere considerata finita, abbiamo un cemento dorato, una finitura molto strana. Potremmo anche lasciarla così, ma noi qui vogliamo insegnare un piccolo trucco ancora, come andare a riempire questi buchi della struttura con un color ruggine, in modo che abbiamo un oro leggermente arrugginito, una cosa molto particolare. Prenderemo quindi questo color ruggine, gli mettiamo sempre il 30% d'acqua e... Molto bello, anche qua abbiamo colpito, abbiamo approfondito il prodotto con queste macchie all'interno, gli abbiamo dato ancora più vita, una diversa prospettiva, una diversa profondità. Adesso se vogliamo rendere questa cosa addirittura luminescente, trasparente, gli diamo una mano di vetro che darà ancora un'ulteriore profondità. Questo vetro lo diamo con la spugna, puro com'è, purché sia un lotto di quest'anno. Se è un lotto dell'anno precedente, è meglio darlo diluito. Bene, benissimo, questo è cemento naturale, questo nuovo effetto, che nella sua versione con cera è quello che è più vicino al gusto del design, quindi colori tortora, grigio, grigio un po' più scuro fino al nero, per ambienti appunto molto raffinati, molto moderni. Invece qua ci possiamo buttare nella creatività, quindi queste nuove pareti così particolari, così diverse, con ogni colore, inventabile, quindi lasciamo la fantasia sia del decoratore che dell'architetto la possibilità di scegliere la propria parete. Quindi buon divertimento!